Allora, questa sera l'argomento sembra una roba fantascientifica, in realtà è qualcosa che tutti avete, è sotto gli occhi di tutti, e soltanto che non sappiamo come si chiama. Però in realtà, bene o male, tutti o l'abbiamo visto o abbiamo detto cazzo figata, fa tutto lui, ok? In realtà c'è sempre un motivo dietro le cose. E c'è da dire che tra tutti i gruppi di Microsoft Research, quelli che hanno sviluppato Prozo sono veramente dei pazzi scatenati, secondo me. È gente veramente che ha mangiato pillole veramente potenti. E allora, che cos'è l'argomento di stasera? Lo tratto in maniera semplice, ok? Quindi abbracciate il fatto che per tutta una serie di rotture di scatole che ci sono durante le 8, 10, 12 ore lavorative al giorno, bene o male, l'approccio del va bene, adesso mi metto qua e scrivo un switch case con 3 milioni di if, poi mi annido dei metodi in modo tale da poter gestire qualsiasi tipo di caso particolare mi arriva durante la trasformazione di un JSON da un formato a un altro, c'è un altro approccio. C'è un altro approccio che, per quanto possa, come dire, destabilizzare moltissimi di noi, in realtà vince perché è disarmante il risultato. E fondamentalmente, Prose è un cosiddetto framework, un SDK, che ci permette di utilizzare tecniche più molto, molto vicine alla parte di AI. Per come dire, automatizzare la scrittura del codice. Noi, quando pensiamo di scrivere del codice, pensiamo di prendere Visual Studio, aprirlo, fare tasto destro, qualche parte, new item, C sharp plus, bla bla bla, scrivi il tuo codice, poi cominci a testarlo, tin, tun, tan. Dopodiché ti poni il problema di dire: beh, dai, qualcuno mi dia un esempio della roba che ho scritto, che vediamo se funziona. E lì a volte scatta il panico perché in realtà l'esempio era solo nella tua testa e nessuno aveva costruito mai un file di esempio per cui poi la tua routine potesse provare, no? Cioè potesse essere provata. Oppure c'erano solo delle specifiche. Oppure succede che quando tu sviluppi, e qua sono sicuro che più di qualcuno di voi sta sorridendo, quando tu sviluppi e ti danno anche, i clienti ti danno anche dei dati con cui testare una procedura, che ne so, di conversione o quant'altro, e funziona tutto e Dio santo, quando va in collaudo, si ferma. Perché? Perché è successo che è arrivato un esempio di file che non era proprio, proprio compatibile con il nostro codice che abbiamo scritto. Secondo, come dire, la logica giusta di un programmatore, cioè, attenzione, il fatto di dire adesso cerco di scrivere una routine e seguendo un filo logico mi porta alla fine di un risultato. Fighissimo. Il problema qual è? Che se per caso, lavori come me nel mondo industriale, per cui devi fare il giro delle sette chiese e aspettare che le sette stelle di Occulto in qualche modo, come dire, guardino quelle di Nanto con un angolo di 30 gradi, impossibile, e tu fondamentalmente fare un deploy in un impianto a caldo ci vai veramente col contagocce. E magari succede che poi dopo una settimana arriva un'altra volta un dato che non ti aspettavi che rompe ancora tutto quanto. Questi sono tutti quanti i casi che se qualcuno di voi, come dire, fa il mestiere del programmatore di trincea, sa bene quanto pericolosi sono per la nostra salute, no? E quindi io ho trovato spesso, come dire, gente che adesso ho visto una sigla, un nome e cognome, non so se è lui, ma adesso quindi lo cito. C'è un mio collega che fa delle lambda function che in formato A3 non ci stanno neanche dentro una 3. Bravissimo, eh? Massimo rispetto. Però Dio buono, a volte, cioè, fai fatica a digerirlo, no? Un certo codice, perché magari non è spezzettato, dipende, ognuno di noi ha una lettura diversa, no? C'è una regola. Poi, in buona sostanza, Prose vi aiuta, ci aiuta in queste piccole cose. Quindi non stiamo parlando del Prose, quello per uomini duri e puri, cioè quello di fare una
DSL, cioè un Domain Specific Language, stiamo semplicemente decidendo di stasera, in mezz'ora, di utilizzare le DSL presenti. Ok? Allora, aspettate che sposto qua. Ah, aiuto! No. Ce la farò? Sì, forse. Forse. Molto forse. Molto forse. Quindi, PROS sta per Program Synthesis Using Examples. È una libreria, vedetela come un web package per chi usa C Sharp, una libreria installabile con pip. Per chi usa Python, stasera le faccio vedere tutte e due, che fondamentalmente produce del codice che serve a fare che cosa? A manipolare dati. Quindi lo use case di questa sera è, per qualche motivo, devo prendere dei dati che o arrivano che fanno schifo o che mi arrivano scritti bene ma non scritti come voglio. Oppure che arrivano bene, scrivono, sono scritti come voglio io, ma non sono scritti come vuole il cliente che a un certo punto mi pianta davanti una base dati che tutto effort è quello che ci eravamo messi d'accordo, no? E tu devi in qualche modo superare il problema di dover riscrivere, rifattorizzare e andare via di if, di switch, di classi, di lambda in formato A3 e avanti così, no? Allora, tutte queste robe qua sono cosiddette time consuming, in italiano rottura di palle, giusto? Quindi sono tutte quante attività che in realtà non fanno di noi dei programmatori migliori, fanno di noi delle scimmie migliori, cioè gente che sta lì e fare tutti quanti, no, i fioretti per tirare fuori quattro dati da un JSON per metterlo dentro CosmosDB. Bene. La domanda è, possibile farlo diversamente? Sì. Usando la cosa che, su cui secondo me dovremmo molto di più puntare. Cioè, se io devo fare un balance della mia vita, come se dovessi fare il programmatore nuovamente 8 ore al giorno, mi concentrerei molto di più nel creare esempi e nel creare test, piuttosto che nel scrivere la routine perfetta con l'oggetto generico alla 500 milionesima potenza. Capito? Come funziona? Funziona fondamentalmente che c'è un intento. L'intento è dato dalla definizione di un program il quale ha in input dei file, un po' quel path del file, okay? E ha un altro parametro che è l'output di come quei dati presenti nel file di ingresso dovrebbero uscire. Non so se avete capito. Dopodiché, quello che succede è che c'è una fase di learning. Quindi voi non state scrivendo la procedura per trasformare il dato, state scrivendo una console application per costruire un modello. Ok? Questo modello, dopodiché, può essere ulteriormente rimpolpato con dei refinement o witness functions, in modo tale da poter dire, attenzione che questo è un caso particolare e invece ti devi comportare così, anche se la regola ti direbbe di. Quindi tutti quanti queste cose vengono infilate dentro questo oggetto chiamato session e fondamentalmente, come dire, con delle sorte di add, ok? E quindi il codice che voi state scrivendo non è il codice che poi farà l'operazione, voi state scrivendo il codice che genererà il codice che farà la trasformazione, ok? Dopodiché, sempre in questa console application, che non è quella che consegnate al cliente, badate bene, è quella che vi tenete voi. Quindi può essere sempre ulteriormente rifinita, ma di esempi, ok? Di esempi. E potete fare dei test per verificare che l'intento iniziale venga formalizzato. Dopodiché potete scegliere qual è il linguaggio con cui sputare fuori il codice che poi sarà effettivamente riportato. Ma attenzione, che quel codice non sarà scritto in chiaro, sarà serializzato. Quindi significa che poi voi,
potete anche tranquillamente darlo al cliente e dire sì, pigliatelo pure, tanto io ci ho provato, non leggi una mazza. Ok? E, bene, detto questo, andiamo avanti. Dov'è Prose? Beh, ragazzi, voi ce l'avete dappertutto. Adesso non voglio fare il vecchio baccucco, ma ce l'avete anche in Excel? Avete mai usato FlashFill? Io spero di sì. FlashFill è quella funzione per cui se scrivo Marco e poi scrivo Ma, quando poi scrivo Riccardo e clicco qua, mi scrive Ri. Ovviamente adesso l'ho fatta così, in realtà uno può compilare delle cose, scrivere la prima due righe in modo da formattare a mano, no? Cioè regolare quelle che sono le trasformazioni senza scriverle in programma, e poi premo un pulsante e magia, no? Adesso per carità di Dio è una cavolata questa, però immaginate di poter fare questa cosa programmaticamente. Non vi attrae un po'? Perché a me attrae abbastanza il fatto di a un certo punto dire vai, e lui fa. E questa cosa ce l'avete un po' dappertutto, ok? È che non si vede propriamente, ce l'avete anche nelle importazioni intelligenti di Power BI, ce l'avete, guardavo prima, che c'è anche, non qua, anche nella importazione dei flat file di Visual Studio. Questo è ancora Prose. Prose Import. Prose è presente dappertutto. È sempre più presente nei programmi Microsoft. Perché? Perché fondamentalmente semplifica le cose agli utenti. Ce l'avete non soltanto negli strumenti classici, ce l'avete anche in tanti servizi Azure. Adesso stiamo qua a fare la pubblicità, ma comunque ce n'è, ok? L'importante è che capiate il come si fa ad utilizzare. Adesso lo vediamo. Allora, come funziona? Vado un po' a salti perché dopo. Ci sono praticamente dentro, come funziona dentro, c'è un search e fondamentalmente il search è quello che fa la deduzione logica del input to output e invece il ranking è quello che prende praticamente la lista delle possibili trasformazioni che derivano dal ragionamento che lui fa tra input e output nella fase di search e dice quelle che sono più probabili, quelle che sono più vere. Dopodiché, questa fase è opzionale, ci sono ulteriori esempi che possono essere messi dentro per riuscire in qualche modo a validare, okay? A testare e a validare quello che è un vero e proprio modellino. Okay? Modellino che voi lo trovate come, scritto come stringa, dopo facciamo un po' di debug e lo vediamo dentro come è costruito. Quindi è fatto quindi di un linguaggio che di fatto prende dei file, costruisce un algoritmo, prende dei test, te li valida e poi e ti serializza quello che è il programma. Quali sono i scenari? I scenari, allora, sicuramente tutta la parte di preparazione dei dati, tutta, con data preparation, anche se c'è scritto data scientist, non vuol dire Python, cioè attenzione, qua stiamo parlando anche di gente che prende dei payload che arrivano da 3, 4 o 10 fonti diverse che sono in un impianto, anche dal foglio Excel delle prove di laboratorio chimico, e deve portarle in un formato ben JSON, ok, con alcune costanti dentro dicendo che ne so, quel payload type è di tipo test di laboratorio chimico, e poi riporta in un certo formato standard le cose. Io sono sicuro che tanti miei colleghi hanno passato molte ore quest'anno a fare programmi di data preparation, perché bisognava chiamare le API in un caso, andare ciclicamente su un disco a prendere dei file CSV in un altro, aspettarci via MQTT, robe dai livelli 2 che arrivavano nella qual maniera, cioè nella qualsiasi, cioè ognuno con le micro differenze, e tu alla fine cosa dovevi fare? Continui il refactoring per fare il modellone gigante mega configurabile per portare tutti quanti dentro in un unico tubo. Bravi.
fare diversamente? Forse sì. E un altro scenario è quello dell'acceleratore. Allora, io sicuramente un esperto di Python non sono. Tanti di voi magari anche sì, bravi, avete la mia stima. A volte ci sono anche delle parti in Python, semplicemente per prendere in carico un file e con Pandas il fatto di poterlo tagliare, come dire, correttamente, castare correttamente prima di utilizzarne via DataFrame e fare il vostro vero algoritmo, ok? Tutta quella parte lì è una parte pallosissima che sicuramente, come dire, non fa di voi i migliori programmatori dell'universo. Quindi c'è la possibilità di dirgli: senti, tieni questi file, secondo te come si fa l'oggetto corretto? Così. E lui ti scrive il codice che poi tu ti fai copia e incolla e lo usi nel tuo vero script, ok? Quindi per quanto riguarda la parte di data preparation, adesso qua ho messo questo esempio qua derivato da un'interfaccia che voi conoscete abbastanza bene. E diciamo che la parte di data masking, la parte di riformatazione, la parte di cattura, ok? Adesso solo per farmi un esempio, no? Ma è solo un esempio di file. A me a volte arrivano dei file che non sono proprio, come dire, l'equivalente di una bistecca al sangue, e per cui gli dici: cazzo, la mangio tutta sicuro. Perché mi arriva della roba del genere, no? E cosa ci faccio io con un file del genere? 30 mega di file scritto così. Come fate? Cioè, a spararsi? Io mi sarei sparato un anno fa. Infatti, non l'ho usato. Adesso sto provando a giocare per capire se riesco a tirarne fuori un modello coerente, cioè un dataset coerente, utilizzando la forma deduttiva. Ma questo è soltanto un esempio. Adesso vi faccio vedere. Andiamo su Visual Studio un secondo. Io ho preso gli esempi che trovo nei tutorial, alcuni ve li commento, poi ne ho fatti alcuni io, ma semplicemente perché volevo in qualche modo mettermi a scrivere due righe di due. Righe di codice. Allora, il runner adesso. JSON to JSON. Ok. JSON to JSON, vorremmo questa roba. Prendo e leggo due file. Un input, un output. Andiamo a vederli. Sono la cartella esempi 2. Sto cercando di andare lento, un po' perché ho poche slide e quindi vado in panico. E dall'altra parte perché vuoi che voi capiste, perché tanto sono 4 H, ma l'importante è che le capiate bene. Questo è un file che mi arriva dalla parte Edge. Adesso voi potete anche non capire quello che c'è scritto qua dentro e non importa veramente. Ma io quello che volevo dirvi è che di tutta questa manfrina qua, a me mi interessava sapere che c'è un glue panel di tipo elettrico che sta a 3638 watt. Tutto il resto, per me che voglio il dato da plottare, è fuffa. Ok? Magari mi serve l'ID della macchina, no? Ecco. Bravo Riccardo, l'ID della macchina. L'ID della variabile, no? Ecco. Ma alla fine a me è che devo fare l'andamento del consumo energetico della parte di colla. A me interessa questo. Ok? E scusate che c'ho anche gente che mi scrive. Quindi, come faccio a tirare fuori sta roba qua? Allora, io dico, questo è il mio input e questo l'ho preso da un database di produzione, ma tanto non si capisce qual è il cliente, quindi va bene. E guardiamo l'output. Ah, bellissimo, riassunto bellissimo. Allora, fondamentalmente, nome della macchina, stato operativo della macchina, una stringa giusto per dire qual è il prodotto che si sta producendo, il timestamp, il nome del cliente, il timestamp di lettura al PLC. Non so se notate. Quello che era il valore è diventato una chiave, figata, no? Col valore bello concatenato,
E poi va bene, altro parametrino. Quindi qua ho fatto un po' un mix, no? Cioè ho trasformato la morfologia del geso, poi ho scambiato chiavi con valori e poi ho fatto anche concatenazione. Ok? E adesso sperando che non ci sia un effetto demo di quelli potenti, giusto per farvi vedere com'è. Vabbè, adesso parte qua. Prendo la stringa contenente il file, prendo la stringa contenente il file, ne faccio due JTOKEN e fin qua. Il buon anche Riccardo Zamano. Prendo il sample, cioè il test che voglio fare. Okay? Il test che voglio fare è prendere un sample. Ho preso un altro dato, main panel electrical, è questo, ok? È simile all'altro. E quello che voglio fare è dire, boh, adesso me lo trasformi per piacere, Ciccio. Allora, istanzio una sessione. Ah, cosa scarico? Scarico un NuGet package. Lo trovate scrivendo Microsoft.Program Synthesis. Dentro ce ne sono tanti, prendete quello principale che vi porta giù tutti quanti gli sottopacchettini. Session. Aggiungo. Attenzione, adesso vi ho fatto un esempio banale, ho preso due file, potrei avere una routine molto più complessa che ciclicamente ogni 8 ore prendo un blob storage, legge i nuovi file, file retrain, perché qua si sta parlando di fare un learning. Ok? Quindi faccio questo, immaginate di mettere questo in un ciclo for che tutti i giorni, come dire, non fa altro che mangiarsi più dati. Poi, dopodiché, fate la parte di learn. Se questo non è nullo, se è nullo vuol dire che è andato male qualcosa. Oggi potrei fare direttamente il run di questo programma, dando l'impasto il sample, vedendo che cosa è stato messo all'interno dell'output. Ok? Ma vi dirò di più, e questa è un'altra cosa che scritta così. È bruttissima, nel senso che semplicemente sto facendo ranked program.serialize ed è una stringa. Vuol dire che il serializzato del programma che avete fatto, costruito dandogli in pasto solo degli esempi di input e output, può essere serializzato in una stringa e questa stringa potrete metterla, che ne so, in una cache di Redis piuttosto che metterla su un blob storage con l'avanzamento con i vostri algoritmi migliori. Non è un problema. E soprattutto, ogni volta che voi vorrete più o meno utilizzare un nuovo riformattatore, non dovete ripartire da capo. Questa non si chiama ruota, questa si scrive una volta sola. Se scritta, ovviamente, non come. Io faccio solo esempietti, sempre. I programmatori bravi siete voi, no? E quindi faccio la serializzazione e vabbè, e voglio vedere, ok, assieme a voi, che cosa c'è dentro. Dopodiché facciamo finta, sempre, questo è sempre un ultra condensato, no? Che ci sia la possibilità di recuperare da Redis la chiave con la serializzazione del programma, faccio il load e poi vabbè, ci do anche altri, insomma, qua ho ripetuto, ma è per farvi capire il giochino, ok? Credo, secondo me, anche se tutti diranno, vabbè, ma tutta sta roba. In realtà questo, in tante vite lavorative, rappresenta la differenza tra una giornata DM e una giornata dove puoi fare il tuo mestiere avendo la dignità di uno che scrive programmi e non di uno che scrive routine di if e else. Ok? E lo lancio. Mi metto qua. Runner, fondamentalmente avevo provato a fare la stessa identica cosa CSV facendo una CSV verso JSON, ok? Vabbè, vi faccio vedere questo, ma tanto dopo vi leggo gli esempi, non è un problema. Prega anche tu, Marco. Io Sto spero. smadonnando, tranquillo, sto smadonnando.
Adesso io non voglio tediarvi perché so che è tardi, dopo ho degli altri esempietti su Python, spero vi possano piacere. Poi, insomma, probabilmente andrei anch'io lungo, però considerate che ho cominciato alle 47. Andiamo a vedere quello che è successo fino adesso. Attenzione, ha funzionato, vedete? Main panel, 121,38 watt, e poi il resto l'ha preso, vabbè, chiaramente con i valori del payload. Ok? Andiamo a vedere questa robina qua. Non so se vedete come è fatto dentro. Allora, facciamo un CTRL A, CTRL C. Ci sarà un formatter XML, vero? Bravo, Google. Ormai Google mi sente. Qua dentro sono scritte, secondo lui, le regole con cui lo stesso identico package dopo può essere richiamato per rifare la trasformazione. Scriverlo a mano, parte l'XML, proprio non sarebbe stato proprio semplicissimo tanto quanto le 10 righe che ha scritto Riccardo Zamano. Ok? Quindi è per quello che, per quanto poca possa essere, secondo me, un mondo fatto di tutte queste robine qua migliora la vita in generale. E vabbè, e poi andiamo a fine. Ok? Bene. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto uno degli n.000 esempi di elaborazione che può essere fatto con Program Synthesis di Microsoft. Ok? Quindi, trasformazioni JSON to JSON piuttosto che CSV to JSON possono essere fatte. Quello che abbiamo fatto adesso vedere, diciamo così, è un po' l'esempio classico. Andiamo a vederne altri. Questi esempi sono tutti quanti trovabili in rete se cercate PROSE e andate nel capitolo di Microsoft Research. E faccio un esempio. A volte a me capita di avere, adesso non le scorriamo tutte, ma è per farvi capire, la parte di split text è un'altra delle librerie, adesso vi faccio vedere sulle slide, ce ne sono tutte, sono circa 12, e che vi consentono, per esempio, in questo caso, di poter dire entra un JSON ed escono N JSON. Okay? L'output per me, magari in diversi container, blob storage container, intendo dire, possono dar luogo a un'architettura event driven, per esempio tramite event grid, con delle function che scattano sulla generazione di nuovi file, e semplicemente perché è entrato un file, poi qualcosa in maniera come dire, diversa dal solito, mettiamola così, lo ha diviso in maniera intelligente in n split, oppure anche semplicemente l'ha duplicato. Quindi potrebbe anche essere un oggetto per fare fan out in generale. Un'altra cosa, per esempio, che capita spesso è quello che, sempre nel mio fantastico mondo delle difficoltà di fabbrica, il fatto di poter fare estrazioni dalla parte web, quindi il cosiddetto code scraping. Bene, mettiamola così: se ho delle sorgenti HTML, e spesso io vedo, per esempio, i PLC stessi, no? Che tipo sono quelli di Siemens che si improvvisano a portare fuori i dati anche in formato navigabile via web, però non è gente che fa web. Alla fine ti dà che cosa? Ti dà di fare l'HTML esportati, e poi tu sono più rognosi quelli da prendere che non dargli i dati direttamente, no? E anche in questo caso, in maniera deduttiva, e attenzione che deduttiva è la chiave, okay, è possibile arrivare a imparare parti che ci sono contenute all'interno di una pagina HTML, che poi è magari la pagina di ricerca che
una API chiama o un processo chiama ogni tot ore, si fa semplicemente il dump di quello che viene visualizzato, del codice HTML della pagina, perché non può fare altro, non è un'API, è un'invocazione di un'applicazione web, e da quella comunque estrae dei dati da portare dentro un'applicazione IoT. Sempre esempi di IoT, perché purtroppo faccio quello. E quindi ci sono N cose che possono essere fatte utilizzando questa tecnologia. In C-Sharp. Ripeto, in C-Sharp oggi io la vedo bene per fare tutta la parte di data transformation e di data scraping da qualsiasi tipo di formato. Vi ricordo il CSV bellissimo di prima, che era inguardabile, ok, questo, e che in qualche modo riuscirò a rendere guardabile con 10 righe di codice. Guardatevi questi esempi. In realtà lo scalino di ingresso è abbastanza basso. Guardando gli esempi e avendo capito come funziona, quindi c'è la fase di research, la fase di rank, la fase di witnesses, cioè vuol dire di, come dire, disambiguation, e dopodiché c'è la parte di generazione e quindi con possibile serializzazione del programma. Volevo, tornando un attimo alle slide, e quindi. Ok, vabbè, abbiamo detto. E la parte di predictive programming, bellissimo predictive, nel mio mondo predictive di solito è maintenance, cioè programming, e la possibilità invece di generare codice, vero e proprio codice da copiare e incollare, ok? E a partire da, come dire, l'elaborazione di soltanto input, ok? Quindi lo scopo è diverso, gli attori in gioco sono diversi, c'è soltanto una parte di input, e fondamentalmente quello che succede è che praticamente tramite questi esempi di input viene richiesto una cosa e poi lui, come dire, ti dà la magica soluzione, mettiamola così. Lo sto dicendo ad altissimo livello perché l'orario è un po' duro. Vi faccio vedere la parte di code accelerator, per esempio, all'interno dei notebook. Praticamente produce codice. Scusate, dovevo metterlo perché Marco Parenzo mi ha detto che odia i pinguini, quindi io ogni tanto metto il pinguino. Non c'è da niente stavolta, non è IoT Edge, però dovevo metterlo. Allora, ho preparato un paio di notebook, ma veramente sono sempre cose alla Riccardo Zamana, semplici, ultra semplici, ma è soltanto per farvi capire il concetto. E per me l'importante è che voi capiate di andare poi domani mattina a guardarvi di nuovo questo argomento e imparlo meglio di me. Allora, Code Accelerator, vabbè, me lo sono installato. Per installarlo avevo anche fatto la slide proprio per i mussi come me, pip install, meno user, prose accelerator, bla bla bla. Insomma, copiate sta roba qua e funziona. Ok? Alla fine, sì, tra l'altro questi non servono neanche. C'è un import da fare, vi ho messo eventualmente il link nelle slide dove c'è tutta una disamina su come usare PROSE per la Big Data Automation, documentazione Microsoft, e non c'è scritto Microsoft Research. E, SQL Server versione 15, forse capite. Quindi 2019, se non ricordo male. Andiamo qua. Potete mettere Pandas o PySpark, non ho installato PySpark nella mia macchina perché non ce la fa e quindi uso Pandas, ma semplicemente se andate a scrivere qua PySpark o qua PySpark, il resto funziona. Cosa significa? Significa che il codice che genera è diverso, d'accordo? Qua usa un data frame, su PySpark usa un'altra roba. Quindi faccio andare questa, sperando che non mi si rompa, dai, ciccio. Sta funzionando? Sì, sta funzionando. Quindi ho detto learn. Andiamo a vedere, scusate, l'input.csv. A parte che vi ho già fatto vedere qua la storia. Questo era l'esempio 3. Allora, ho ancora 6 minuti, sapete, non preoccupatevi.
E nell'esempio 3 avevo preso input CSV. Bene. Andiamo a vedere input CSV e CSV. E che in qualche modo trova dei dati e quello che dovreste andare a scrivere come codice è il fatto di poter incastrare questi dati, scusate, all'interno di un pandas data frame. Faccio learn. Dopodiché gli dico fammi vedere per piacere il preview del dato. Dice, oh ok, l'ho trovato così, quindi giusto, l'ha interpretato, l'hai, sta interpretando corretto. Result.code, questa è bellissima. È poco, no? Però era per dire che vi risparmia il fatto di scrivere questa roba qui. Adesso questa è semplice, perché ho preso anche un file del cacchio, ma con file più complessi, e voi vi state risparmiando una bella pigna qua, anche perché queste 4, 5, 6 righe di codice sono sempre le stesse e quello che fate è semplicemente parametrizzarne una. Sempre piccoli esempi per far venire la curiosità. Ne faccio vedere un'altra. Prendo l'esempio 5 data.csv. Quasi finito, 6 minuti. È andato CSV. Come vedete, qua ci sono delle date scritte in maniera bastardissima, alcune in un formato, alcune in un altro. Alcuni numeri sembrano scritti come se fossero quasi beh, scritti in un formato, altri in un altro ancora, e altri aiuto con le virgole. Capite il problema? Qua voi avreste avuto più di qualche rognetta nel tagliarla bene, è stata bella, normalizzarla. Cioè, rognetta, avreste dovuto scrivere un po' di codice. Nel nostro caso, faccio l'esempio del prima e del dopo, e prendo il file, vabbè, con pandas rido, leggo il CSV. Dopodiché gli dico, senti, per piacere, mi dici in che tipologia, cioè di che tipo sono le stringhe? Effetto demo, no. Ok. Aiuto, mi sono sbagliato. Vabbè, qua vi verrebbe da dire stringa, stringa. E se io parto così, invece. Qua ti dà class, ha capito che era un float e tra l'altro vi faccio vedere che ve li ha tutti sistemati mettendoli correttamente al loro posto. Andiamo a vedere il codice. Comunque è codice che avreste dovuto scrivere ed è abbastanza una rottura di scatole doverlo fare. Perdendo del poco tempo. Adesso stiamo sempre dicendo questo è un esempio del cavolo. Se voi provate a prendere, come dire, un file molto più complesso di quelle due colonne che ho scritto io al volo prima finché stavo ascoltando Marco, potrete vedere che lui vi genera un codice molto complesso e vi dà la possibilità di risparmiare tempo. Non vado tanto oltre, volevo soltanto farvi capire alcune cosine. Quindi, siccome abbiamo capito che nella vita in Excel, in C Sharp, in Python, in C, in Java, la stessa identica, per esempio, formattazione di un numero con due cifre decimali, più bella questa, però si scrive sempre in modi diversi, allora è altresì logico pensare che mi piacerebbe avere un modo tale per cui non mi occupo più di scriverlo. Io ti dico come deve essere fatto. E dopodiché tu mi scrivi il codice che me lo fa sempre. Ok? Oppure il fatto di poter dire, e questa purtroppo non ho avuto il tempo di provarla, però si chiama compound split, e la trovate qua dentro. Il fatto di poter fare un compound, quindi una miscela, un mix di tabelle. Per ricavare una tabella che in qualche modo porta il
la join, mettiamola così, con anche un po' di calcoli fatti, ok? E questa roba qua la si fa sempre con Prose. Oppure il reshaping. Prima ve l'avevo fatto vedere semplicemente facendovi vedere che quello che era un valore all'interno di un JSON arrivava come chiave poi nel JSON successivo. E sono d'accordo che si può fare, però avreste dovuto prendere, costruire stringhe, concatenarle, dopodiché dire sJSON e ricastarle a JSON per buttarle fuori. Lì fondamentalmente gli dai input e output e vai liscio, ok? Pensando poi che, per esempio, i dati che avete in ingresso sono molto spesso assimilabili a questa affermazione, sono semi strutturati, cioè non trovate mai, cioè che ci sono tanti semi, ma in giro però, che vi danno i dati mischiati all'interno della stessa colonna, questo sì, che siano fortemente strutturati e non semi strutturati è più difficile da trovare, no? E quindi in questo caso, per esempio, questa banalissima trasformazione dove uno salta le prime due righe, perché uno capisce che poi in realtà guardando l'input e l'output, queste due righe qua non te ne fai niente, ma vuoi prendere questo pezzo di stringa, portarlo come nome della colonna e riportare questo, è interessante secondo me. Finisco, più o meno dai, mezz'oretta. Volevo dirvi che se siete degli appassionati di C-Sharp, mettiamola così, avete trovato già parecchie librerie per quanto riguarda appunto la parte di DSL e quindi librerie specifiche che usano l'intelligenza artificiale per fare delle trasformazioni prendendo in input e in output e poi andando a fare dei refinement con degli ulteriori casi particolari. Vi consiglio di usarlo, è un software molto maturo. È dal 2013 che è nei nostri Excel e quindi alla soglia del 2021 secondo me non è poi così, come dire, bleeding edge. Io vi ringrazio, spero di avervi allietato la serata, ma soprattutto di avervi creato un po' di curiosità sulla parte di Prose SDK.